po'. Si mette a fianco e lei potrebbe coprire anche tutta la piazza. Una poltrona maggiordomo che serve un po' a rilassarsi, con leggio, va per gustare una bella bibita, due salatine. Vabbè, cioè, è una poltrona. Se servirebbe un volontario per provarla, c'è? Volontario? Daniele. Buongiorno Daniele. Daniele, buongiorno. E allora, mettiamo i salatini. Buongiorno. Ma deve parlare Daniele, volontario muto questo. Il giornale aggancilo. L'hai messo un po' di una bibita nel bicchiere, no? Che dici? E allora ti accomodi. Perfetto. È comodo Daniele? Una persona si siede su questo. Esattamente, abbiamo dei pulsantini che comandano. Ci sono i pulsantini? Sì, vari bracci. Quindi io me levo perché mi cava. Parti da quello rosso. Mi cava un occhio, sì. Sì, ecco fatto. Ed è cascato tutto. Questa è la prima. Piano, vogliamo riparare. Allora, fai partire il giornale un attimo. Piano piano, no, al contrario. È cascato anche il giornale. Ecco, gliel'ha dato in faccia. Pian pianino, aspetta che riprendiamo i bicchieri. Opra. Scusami tanto. Allora. Pulsante rosso. Pulsante rosso. Vai. Pulsante rosso. Lato. Ma perché va dall'altra parte? In avanti deve andare. Diciamo che. Allora, il microfono se sta andando per i fatti suoi, comunque. Il microfono. Ah, sì, pulsante vabbè. Rosso è quello esterno, Daniele. Proviamo. Okay. Allora. Vediamo. Vedi, bene. Piano Daniele. Gli ha segato un gomito, gli ha segato. Allora, rimandalo indietro da capo. Carucci, io mi sarei preoccupato se lei avesse portato una cosa che funzionava. Vai con rosso. Quello rosso esterno, quello esterno. Premi il rosso. Vai. E guarda, Hop. Guarda, ecco, vai. Il bicchiere, cazzo. Riproviamo, andiamo più piano, aspetta. Sì. Vediamo se lo facciamo andare più piano. Rimandamelo indietro. Ok. Carucci, ma è storto quel vassoio, non lo vede che non ci sta in equilibrio, vai. Niente. È tutto storto, no. Esterno, vai. Vai, il rosso, piano piano. E Daniele, fai la magarina, cadono, eh. Piano piano. Allora, rimandali. Ci arrendiamo, ci arrendiamo. Ci arrendiamo, va bene così. Daniele. Attenta le mani. Vai. Fa l'assassino questo, non è. Scusa, Daniele, vai piano piano. Attenzione ai colpi bassi. Vai con rosso. Ma piano piano, è tutto incredibile. Vai, i premi. È chiaro come si muove, cade. Pieno di delicato. Vabbè. Era Carucci. Grazie maestro. Bravo. Scusate i telespettatori che mi ho fatto passare l'appetito. Carucci. Lei è una sicurezza, devo dire. Ma sta buono, tocca più niente. Daniele, scusa, torna a casa che la bambina aspetta, vieni qua. Salva la vita, ecco. Nella qua. Speranza che non prenda dal papà. Allora, Carucci. Dite, signor Magalli. Mi sarei preoccupato se lei avesse portato una cosa che funzionava. Invece sarebbe stata la prima volta, avremmo dovuto fare una festa con la torta, invece è tutto. La preoccupazione. È tutto come sempre, tutto come sempre. È passato. Allora, io a questo punto dovrei dire, se siete interessati alle invenzioni, ma se siete interessati alle invenzioni fatevi visitare, però vabbè. Comunque, se volete contattare Carucci, ma è agile magari per avere informazioni sul suo museo, sui clown, scrivete ai fatti vostri @rai.it. Attenzione che prende pure fuoco. Oh, si sta incendiando. Fermi tutti. Staccare la vita, eccola. Va bene. Questa invenzione si autodistruggerà in 5 minuti. Forse è la cosa meglio che ha fatto. Anche che puzza. Si torna a trovare presto. Carucci, torni presto. Se non è stabilito. Andiamo di là, no, resti qua, andiamo da là.